Senza dubbio Terence Hill è uno degli attori più famosi del cinema e della TV e che ha contribuito a scrivere la storia della recitazione, in particolare, del genere western italiano degli anni 70. Non tutti sanno, infatti, che nonostante il nome inglese e italiano, è nato a Venezia nel 1939. Si tratta solo di un nome d'arte, per dargli un'aria più internazionale. La sua vita, tuttavia, nonostante il grande successo sugli schermi, non è sempre stata felice. Il suo vero nome è Mario Girotti e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, quasi per caso, quando era solo un bambino. Tutto è cambiato per lui nel 1967, quando conobbe il collega e amico di una vita, Bud Spencer. Terence Hill ha recitato in innumerevoli film per tutti gli anni 70 e 80, riscuotendo sempre un enorme successo. Si specializzarono nel genere spaghetti western, ovvero il western italiano. Insieme all'amico nonché ex campione di pallanuoto, purtroppo scomparso qualche anno fa all'età di 87 anni, ha girato tantissimi film, ma è anche noto per la fiction Don Matteo, in cui recita da una ventina d'anni per la Rai. La vita di Terence non è stata sempre facile. Anzi, spesso ha dovuto fare i conti con tante sofferenze che lo hanno davvero messo alla prova. Fortunatamente c'è stato sempre chi lo ha sostenuto. Si tratta di Loro Zwickelbauer, la sua compagna dalla quale ha avuto due figli, Jess Hill nel 1969 e, grazie all'adozione, Ross Hill, nato nel 1973. Proprio Ross è stato vittima di un incidente stradale nel 1990, quando rientrava a casa nel Massachusetts. Una lastra di ghiaccio lo ha fatto sbandare, provocando la tragedia. Quel tremendo avvenimento ha causato in Terence una dolorosissima depressione. I due erano molto uniti. Con il figlio infatti aveva girato Renegade Un osso troppo duro e stava preparando il personaggio di Billy the Kid per la serie TV Lucky Luke. La morte del figlio lo ha talmente devastato che non ha più recitato per 10 anni. Fortunatamente il trasferimento in Italia ha portato nuovi orizzonti per Terence. Nei primi anni del 2000 infatti è tornato sugli schermi con la fiction Don Matteo. Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato.